Salve a tutti, buongiorno e benvenuti. Sono Roberta D'Amato, direttore di Turismo e Attualità e ADV Training. ADV Training è il nostro portale dedicato alla formazione professionale degli agenti di viaggio che è nato nel 2002 con l'obiettivo proprio di migliorare le competenze professionali degli agenti stessi attraverso una vasta gamma di corsi di formazione online o webinar. Abbiamo affiancato da anni un programma di incentivazione e fidelizzazione proprio per premiare gli agenti di viaggio più attivi e per valorizzare il loro impegno, le loro competenze e la loro proprio passione. Proprio oggi abbiamo il piacere di intervistare il nostro agente del mese di ottobre, che si è distinta per aver totalizzato nel mese di ottobre il maggior numero di punti di formazione, completando diversi percorsi appunto sul portale. E con grande piacere che vi presento l'agente del mese di ottobre, Valeria Tommasoni, che è qui con noi di Stay in Travel di San Paolo, in provincia di Brescia. Buongiorno. Grazie mille, Valeria, per essere qui con noi oggi. Con noi c'è anche Giuseppe della redazione. E durante questa intervista condivideremo un po' la tua storia, la tua esperienza, e esploreremo un pochino il tuo percorso professionale e magari riusciremo a capire anche quali sono i nuovi trend, le innovazioni nel mondo dei viaggi, che sicuramente potranno essere di ispirazione anche per i tuoi colleghi. Quindi, se sei pronta, cominciamo. Magari ci Pronto. puoi raccontare la tua esperienza. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio ADV Training per questo premio inaspettato, sorpreso, una bella sorpresa. Mi fa piacere, ecco, essere la protagonista di questo mese. Io sono Valeria, la mia agenzia ha sede in provincia di Brescia. È un'agenzia relativamente nuova perché è nata nel 2019, ma io faccio questo lavoro da più di 20 anni. La mia esperienza nel mondo dei viaggi quindi è abbastanza cambiata in questi anni. Ho avuto diverse esperienze sia come dipendente in agenzia sia come consulente, e ad oggi appunto mi trovo a gestire la mia agenzia come titolare e come unica persona che lavora all'interno dell'agenzia. Valeria, come è cambiato il settore in questi anni di tua esperienza? Dicevi che hai iniziato, insomma, 20 anni fa, ci sono stati tanti cambiamenti negli anni, abbiamo affrontato tanti momenti difficili, alcuni un po' più belli. Qual è la tua esperienza? Cosa ci puoi dire? Sicuramente il mondo del turismo è sempre una montagna russa, un alto e basso. Ci sono sempre tanti avvenimenti che vanno a incidere sul nostro lavoro, sia in positivo che in negativo. In questi ultimi 20 anni, diciamo, quello che ricordiamo più recente, l'avvenimento che ci ha segnato di più è stato il periodo del Covid, ma anche tanti anni fa, diciamo, tra guerre e altri avvenimenti a livello naturalistico, insomma, c'è sempre stato un po' di alto e basso. Insomma, la gente si affida all'agenzia per avere più sicurezza, per l'organizzazione che l'agenzia dà, però a volte è stato difficile anche lavorare con persone che hanno iniziato a conoscere il mondo del web, a prenotare le proprie vacanze da soli. Diciamo che rispetto a tanti anni fa, negli ultimi anni ho visto un ritorno in agenzia, proprio perché le persone forse hanno capito che l'agenzia non è la nemica, ma è proprio chi ti dà una giusta organizzazione, le giuste informazioni e soprattutto la sicurezza di essere in giro nel mondo e avere sempre un punto di riferimento, un aiuto in caso di emergenza, insomma. Un'assistenza, insomma, che Sì. serve. Come riesci a mantenere i tuoi clienti informati e coinvolti in un mercato così dinamico come quello che ci hai appena raccontato?
Ah, sicuramente i social in questo contesto sono i protagonisti, dobbiamo sempre essere al passo coi tempi, per cui essere presenti online è un must, per cui farsi vedere e essere trovati online è un motivo anche per il cliente di conoscere l'agenzia, le persone che ci lavorano e il tipo di mercato che offre l'agenzia. Sicuramente fidelizzare il cliente vuol dire esserci sempre, quindi anche al di fuori degli orari d'ufficio per l'assistenza o per un consiglio, per qualsiasi cosa. Questo dà sicuramente al cliente il motivo principale per essere fidelizzato ad un'agenzia. Sicuramente, scusate, sicuramente dicevo anche il fatto di avere una formazione alle spalle e la consapevolezza che l'interlocutore con cui si ha a che fare abbia una preparazione, il cliente lo nota, quindi anche questo un punto a favore. Quali sono i social che usi principalmente per veicolare il tuo lavoro? Principalmente Facebook e Instagram, ma ultimamente appunto per rimanere al passo coi tempi anche TikTok e qualcosa ecco anche su YouTube. Invece, Bene. parlando di destinazioni, in questi Sì. anni hai visto un cambiamento anche delle mete richieste e quali sono attualmente le destinazioni che vengono più richieste in agenzia? Allora, per quello che riguarda il mio settore, sicuramente molto gli Stati Uniti e l'Oriente, a partire dal Giappone, ma seguito sempre da Indonesia. Nuove mete molto richieste sono la Cina, tutto quello che è anche l'Indocina. Ho sempre tante richieste su questi mercati. Principalmente la richiesta parte sempre dal cliente, o riesci con. A veicolarlo, a volte sì, su nuove destinazioni, soprattutto che magari sono ancora poco conosciute. Non so, le Maldive sono una meta già sempre sotto gli occhi delle persone, dalla pubblicità in televisione alle pubblicità sui social, diciamo, è una meta con cui hanno più confidenza un po' tutti. Le nuove mete, come possono essere appunto la Cina o altre destinazioni che potrebbero incuriosire, scusate, il cliente, sono sicuramente da proporre e da far scoprire. Tante volte i clienti non sanno che c'è una particolare storia, una particolare attrattiva su destinazioni che considerano non solo troppo lontane, ma anche sconosciute. Io vorrei chiederti cosa significa per te partecipare ai programmi di formazione, cosa offrono, cosa ti offrono, cosa ti piacerebbe invece, quale fosse l'offerta che ancora magari non hai trovato a disposizione. Ma allora, partecipare al training di formazione è importante, quantomai essenziale. È come uno sportivo che si allena, quindi è un continuo, appunto, come dice la parola stessa, training, è un continuo aggiornamento, allenamento e soprattutto al giorno d'oggi, dove i clienti spesso sono più informati, sono non più informati dell'agente di viaggio, però sono molto informati, molto preparati, non bisogna rimanere indietro. Però anche proprio a livello personale, credo che il fatto di essere sempre aggiornati sulle destinazioni piuttosto che su quello che sono le nuove programmazioni dei tour operator o dei DMC è molto importante. Sicuramente ti dà la possibilità, è un'arma in più per poter vendere con maggior sicurezza e anche per me stessa è una crescita. Ottimo. E come vedi in futuro il ruolo dell'agente di viaggio?
Ma io, al contrario di come potrebbero pensare tanti, e ho sentito molti colleghi ultimamente dire questa cosa, che le agenzie tenderanno ad andare a scomparire, al contrario, penso che l'agenzia sarà sempre uno strumento, che i clienti utilizzeranno, chi più, chi meno, però, anche dopo il Covid abbiamo visto che, molte persone sono ritornate in agenzia proprio perché, come dicevo prima, hanno bisogno di un supporto sempre, di una sicurezza. Quindi, secondo me, il futuro è sicuramente ancora delle agenzie viaggi. È un futuro che deve essere sempre a passo coi tempi, per cui sempre dobbiamo sempre rispondere a quello che è la domanda, l'esigenza del cliente. E cosa consiglieresti a un giovane che sta iniziando ora nel settore? Sicuramente di non avere aspettative troppo basse, nel senso che questo settore può regalare delle grandi emozioni non solo in fatto di viaggio, ma anche proprio nel conoscere il cliente, nel conoscere nuove realtà e come possono essere appunto i nostri partner, sia a livello di tour operator che come in questo caso voi, ADV Training, che ci aiutate ad essere sempre aggiornati, essere sempre formati. Quindi sicuramente consiglierei di rimanere sempre formati. Qual è l'aspetto che ama più del tuo lavoro, Valeria? L'aspetto che amo di più è sicuramente il rapporto col cliente perché anche se ci impegna molto sia a livello fisico che mentale, noi spesso, lo dico, diventiamo gli psicologi dei nostri clienti, ma è quello che poi di ritorno ci dà più soddisfazione, quando il cliente è contento, ti ringrazia, ritorna e ti manda col passaparola nuovi clienti, quella sicuramente è quello che mi piace di più del mio lavoro. E in merito proprio a questo aspetto della soddisfazione, hai qualche aneddoto da raccontarci, magari qualche cliente che è tornato dopo un viaggio? Ma ce ne sono diversi, però forse se devo pensare a qualcuno che mi ha particolarmente soddisfatto è un cliente che arrivava in realtà da altre agenzie e non era purtroppo stato seguito in modo corretto, non aveva avuto il supporto che cercava e questo cliente negli anni si è fidelizzato, mi ha sempre ringraziato per quello che a me sembra il lavoro normale di tutti i giorni e invece non trovava in altre realtà. Anche a livello social mi pubblicizza molto, quindi una cosa non richiesta, ma che Hai un'influenza personale. sì. Bene. Giuseppe, altre domande? Io una curiosità ce l'avrei. Dove vorresti essere ora? In quale destinazione? In questo Qual è la momento è tua facile, negli Stati Uniti. Ultimamente sono, sì, una volta ero più attirata dal continente africano, è sempre che ancora oggi mi attira, però ultimamente ho molto appeso gli Stati Uniti, quindi tutto quello che riguarda gli Stati Uniti mi interessa molto. Bene. Sei già stata, immagino. Sì. Ottimo. Bene. E io ti ringrazio tantissimo. Ti faccio ancora, Valeria, i miei complimenti per l'impegno che hai dimostrato in questo mese. E riceverai a brevissimo il tuo premio. E continua a seguirci e grazie ancora per questo tempo che ci hai dedicato. Ringrazio io voi davvero di cuore per questa bella sorpresa, grazie mille. E anche Grazie a per te. tutto quello che fate, per il supporto e la preparazione che fate per tutti noi. A Grazie infinite. voi, Grazie. grazie. Grazie.